Como Luxury. Il meglio del lusso made in Italy si presenta nell'incantevole cornice del lago di Como dal 12 al 14 ottobre 2012 a Villa Erba. Como Luxury. Just Lux It. Ti aspettiamo! Cari amici di Brianza Channel, buonasera da Meda. Abbiamo con noi il maestro Paolo Polli, che è anche il direttore artistico di questa manifestazione collegata a Como Luxury. Ce ne vuoi parlare? Allora, l'evento di questa sera è un evento legato al lusso. Giustamente si è scelto un Monte Carlo Fitness che di fondo è un lusso nel vero senso della parola qui nel territorio. Abbiamo scelto delle Ferrari come manifestazione, delle sfilate di moda ed è una serata molto particolare che si proietta sempre nel futuro legato al nostro futuro lavoro su Como. Ecco, voi siete sempre legati al mondo del lusso, comunque riferita a un certo elite. Vogliamo ricordare gli eventi che avete già organizzati negli anni precedenti? Beh, gli eventi che sono stati organizzati negli anni precedenti sono le tre edizioni fatte a Villa Olmo, che sono stati un grandissimo successo, e altri eventi tipo gare legate sempre però a queste edizioni Villa Olmo, Villa Cervelloni, abbiamo fatto un raduno delle macchine d'epoca Rolls Royce e quant'altro, anzi adesso dico che il 14 e il 13 ci saranno due eventi speciali ancora, sempre legato un po' al lusso, un raduno che partirà da Annone Brianza all'antico borgo dove si riuniscono una cinquantina di macchine d'epoca, poi ci trasferiremo a Varenna in una location particolarissima, no, che è la Perla del Lago, con macchine d'epoca. Il giorno dopo lo stesso percorso, no, sarà fatto e poi finito sempre a Bellagio a Villa Cervelloni. Abbiamo con noi Carlo Piazzoli, direttore diciamo così, e fondatore un po' di questa manifestazione. Come è nata l'iniziativa di Como Luxury e come procede? Il progetto viene da lontano, 4 anni fa, parlando con amici e imprenditori territoriali, abbiamo detto perché non presentiamo il nostro prodotto, la nostra eccellenza in un evento particolare. È nato il concetto Como Luxury che anno dopo anno sta crescendo e vuole, come giusto che sia, andare in tutto il mondo per poi portare quello che è il lavoro alle aziende nostre territoriali che producono il lusso. Ecco, l'eccellenza italiana riconosciuta in tutta Europa in questo momento di crisi sembra appunto una cosa positiva a rilanciare le nostre aziende nel mondo. Diciamo che è la punta di diamante del mercato italiano, l'esportazione del mondo del lusso e dell'eccellenza occupa il 90% del fatturato, quindi l'Italia è rappresentata dall'artigianato, dal Made in Italy, dal lusso, quindi per fortuna che c'è questo cavallo che traina il carro Italia. Abbiamo con noi Giorgio Meroni, presidente del Ferrari Club di Erba. Come mai la vostra presenza qui oggi? Perché noi da qualche anno partecipiamo solo a degli eventi abbastanza importanti, perché altrimenti veniva fuori che si andava sempre al raduno della Salamella e questo ai nostri soci non gli piaceva. Questo secondo me Como Luxury è una manifestazione importante, è già il terzo anno che partecipiamo, questo è l'evento di presentazione, comunque saremo presenti con più vetture a proprio il 14 ottobre, il giorno della manifestazione, dell'evento di Como Luxury, partendo da Villa Cervelloni dove ci sarà il ritrovo di tutte le Ferrari, poi proseguendo per tutta la strada del lago interno si arriverà a Villa Erba dove ci sarà l'esposizione di Como Luxury.